Tantissime iniziative in città oggi per la giornata della disconnessione promossa dall'assessorato alla cultura e turismo del comune. L'invito ai cittadini è a spegnere smartphone, tablet, computer, TV e tutti gli altri dispositivi di connessione digitale per comunicare e fare delle cose insieme. L'appello lanciato nelle scorse settimane è stato accolto con entusiasmo da enti, associazioni e istituti culturali che hanno organizzato diverse iniziative per la giornata odierna. Questa mattina nella Galleria Umberto I si è esibito il coro delle voci bianche e del corpo giovanile di ballo del San Carlo alla presenza dell'assessore alla cultura Nino Daniele. Io penso che siano l'emblema della primavera, della bellezza, dell'arte, dello stare insieme, del vivere la vita appunto riscoprendo le relazioni tra le persone in modo diretto e vivo, e questo è il senso della giornata della disconnessione, di questo bellissimo programma che serve appunto a incentivare lo stare insieme, a costruire comunità, a incontrarsi senza la mediazione virtuale degli strumenti tecnologici. Questo è anche un grande richiamo a tutti quanti noi, alle famiglie, alle strutture formative, a chi fa cultura, perché ovviamente l'abuso, l'eccesso nell'uso di questi strumenti tecnologici procura quello che tanti chiamano un vero e proprio analfabetismo emotivo e un impoverimento cognitivo. Il telefonino può essere anche un mezzo importante, se io vi mando le parole di un qualcosa, se vi mando una partitura, però ecco, possiamo avere qualche momento in cui invece canta soltanto il cuore, canta l'anima, e devo dire che questa cosa funziona perché me ne accorgo, perché i ragazzi spontaneamente spengono il telefono quando siamo insieme, e quindi io penso che il coro sia veramente un momento di aggregazione socialmente importante per i ragazzi.